Ciao a tutti, bentornati a un nuovo episodio su Europa Universalis 4 da Octopus. Con il Commonwealth siamo in guerra contro i Mamelucchi. Abbiamo appena preso il Cairo e ci accingiamo a fare la agognata pace dopo aver perso una valanga di manpower in modo molto molto poco intelligente, lo ammetto. Però vabbè, succede, non si può sempre fare, non si possono sempre fare le cose in maniera perfetta, assolutamente. Qui ci darebbero addirittura anche il forte che non abbiamo più preso. Allora, io sono dell'idea di tagliare i Mamelucchi in due, questa zona qua, la zona chiamiamola ottomana del loro regno e la zona meridionale qua sotto. Mi prendo Aleppo, Shammai, bla 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 bla, non ci prendiamo il forte, beh, il concetto non cambia, glielo posso anche lasciare sto forte, sinceramente non mi interessa. Posso dire di ridare questa provincia a qualcuno? Potrei dire di ridargliela agli ottomani, che tanto chi se ne frega. Anche di dare una roba agli ottomani va bene lo stesso. Prendiamo i soldi. Facciamo meno di Antachi allora. Prendiamo il cash. War reparation? No, eh. Beh, ma con un po' meno cash le war reparation ci stanno, a quanto pare. Ok, quindi ci prendiamo Adana. Aleppo e queste altre due province, tagliamo i Mamelucchi, ridiamo questo forte agli ottomani, che tanto li attaccheremo tra poco, e così tagliamo i Mamelucchi in due. Molto molto bene. Alleanze che potrebbero togliere? No. A posto così, la coalizione si formerà, ma ci interessa fino a un certo punto. Sono tutti i nostri nemici questi qua. Ottomani, Mamelucchi, Ungheria, Austria, Novgorod e anche la Boemia. E vabbè. Posto così, a posto così, poi portatevi da qualche parte tipo Costantinopoli, poi invece rimanete qua, faremo uno split di questa armata, abbassiamo qua la war exhaustion, andiamo con i core e ok, commercio globale, vediamo dove. Vediamo dove è nato il commercio globale, scusate. E caspita. Guerra contro Danimarca e Novgorod. Ok. Va bene, accettiamo perché noi come sempre vogliamo queste province qua. Aggiungiamo a questo anche queste province qui. No, non questa che è della Svezia. Ovviamente noi vogliamo anche queste province qua di Novgorod, come se non si fosse già capito. E accettiamo la chiamata alle armi della Svezia. Accettiamo assolutamente. Quindi voi due, anzi soltanto un'armata usiamo, andate qua. Visto che ci siamo, creiamo un nuovo template. Creare template. Con tipo 25.000 fanti, boh, 10 di cavalleria, una unità relativamente veloce. Che chiameremo divisione rapida, chiamiamola così. So che è un nome un po' stupido, però vabbè, tanto perché per dare un'idea in generale di cos'è. Ok, così mi ricordo più o meno quando lo vedo. Prendiamoci un advisor amministrativo, perché no? E andiamo, va bene. Perfetto, giusto in tempo. Ah, adesso abbiamo forti di livello 4 qua, quindi è un po' meno semplice assediarceli da questa parte, perlomeno. Ladislav è morto, immagino fosse il nostro erede. Ah, soldi, va bene, soldi. Voi state muovendo? Ovviamente no, non ho mai capito perché quando arrivano in un territorio tuo, dopo che sono state esiliate, le armate si fermano invece di proseguire con l'ordine che hanno ricevuto prima, però pazienza. Domanda per gli sviluppatori del gioco. Qual è take questa Jämtland, non so esattamente la pronuncia come sia. Poi venite qua su, per favore.
sotto col manpower, ovviamente. Anche se prendiamo 2000 al mese, siamo comunque sotto con il manpower. Incredibile, ma vero. Würzburg, sì, fate le vostre cose, non ci interessa così tanto. Crimea. Fatemi mettere anche la Crimea tra le nostre province di interesse. A parte che ci sono già. Così magari Odoyev capisce di fare dei claim su questa zona qui. Ah, devo togliere il vassallaggio di Cipro. Mi sono dimenticato. Yaroslav è già caduto. Ok. Va bene. Vedete questo generale qua e andate a fare le vostre cose contro Novgorod, per favore. Fermatevi qua un attimo, recuperate questi 1000 cavalli. Dai su, e avanti. Allora, voi andate qua sopra. E allora potete andare direttamente in Danimarca. Cioè, queste province qua della Danimarca che ci interessano. Perdiamo due di War Exhaustion. Sì, grazie. Grazie mille, ci serve. Ottomani sono garantiti dalla Bosnia, dell'Epiro e dai Mamelucchi, ok, sono alleati con la Transoxiana. Ok. Va bene. Andate qua, va. Bene, qua c'è anche la Svezia che dà una mano, anzi, dovrebbero riprendersi loro forte, onestamente. Aspettate, andate qua. Speriamo che la Svezia ci dia queste tre province, così con la Danimarca possiamo smettere di avere a che fare, più abbastanza, diciamo. Non abbiamo più interessi in comune al momento. Bene, procediamo anche con queste province di Novgorod. E andiamo a prendergli anche la capitale, visto che ci siamo. Andate a Neva. La zona di San Pietroburgo, in pratica, questa zona qui. Anche commercialmente parlando, sarebbe abbastanza importante prendersi Neva. Anche, non ha molto sviluppo, ma è un porto di LO2 più un estuario e quant'altro. Sì, diamo una mano alla Turingia, dai. Hanno 10.000 pretendenti al trono. Niente, poco di meno, che 10.000. Cerchiamo di intervenire. Non vorrei che interrompessero l'unione personale. Non che la cosa mi interessi particolarmente, però sarebbe carino provare a tenersela. Devo ancora capire com'è successo che siamo entrati in unione personale con la Turingia, sinceramente. Non abbiamo mai fatto nessun matrimonio reale, nessuna cosa del genere, però. È ancora un mistero. Se qualcuno se n'è accorto a un certo punto di qualche episodio, che ignoro anche esattamente il momento esatto quando è successo. Me lo dica per favore, me lo scriva nei commenti. Se qualcuno si ricorda com'è successo o ha colto il momento, perché io me lo sono perso completamente. Sono onesto. Allora, Svezia, su. Come stiamo andando di qua? Fatemi vedere. Beh, direi molto bene. Cos'è questo posto? Rügen, cioè? Un nuovo stato qua tedesco che non conosco. Evidentemente, boh. Vabbè. Abbiamo preso la capitale di Novgorod. Andiamo a prendergli questi soldatini che hanno. Andiamo a fare un attacco a tenaglia, tipo un'armata da qua e una da nord, e vediamo se riusciamo a intercettarli. Anche a fargli un bel wipeout sarebbe una cosa buona e giusta. Ok,
Ovviamente riescono a prendere Novgorod prima che arriviamo noi, come è giusto che sia, immagino. Ora si fermeranno, ok, voi tornate qua, voi andate, vabbè, fate un giro un po' del Menga. Ragazzi, ve lo dico che siete un po' stupidi. Ok, così li intercettiamo quasi senza... va bene, se ne frega un po' di autonomia in più, pazienza. Intercettiamo questo esercito con questi e questi con questi qua. Ok. Prima un piccolo wipeout e questo qua invece mi sa di no. L'altro no, però pazienza. Voi potete inseguire, comunque. Bene, siamo liberati di questi ribelli della Turingia, possiamo tornare nelle nostre parti. Proseguite, proseguite tranquilli, non vi preoccupate, non vi fate intimorire. Andate, andate. Andate tranquilli. Quelli qua. Ok. Bene, mi si inaugura, l'abbiamo ripresa. Questi qua li rimanderei da qualche parte, tipo Vilnius, dove c'è un mantenimento discreto, perché avere 50 come contingente è abbastanza scomodo, soprattutto in Russia, dove il mantenimento, cioè dove il supply limit è così basso. Quindi li rimanderei, non so neanche dove in realtà. Andate ad Danzica. Andate ad Danzica e vediamo cosa succede. Qua sopra. Questo esercito da 35 dovrebbe essere più che sufficiente a prendersi cura di questi qua di Novgorod. Sì, c'è River Crossing, ma pazienza. Decisamente pazienza. Siamo fortunati, facciamo un bel wipeout all'esercito di Novgorod. E andiamo così. E andiamo così, ragazzi. Tac. Ottimo. Ok, Svezia. Adesso possiamo anche finire la guerra, se volete. Avete soltanto il 99%, ok. La Danimarca cede bla 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 alla Svezia. Novgorod cede Carelia alla Svezia. Novgorod cede questo, 1, 2, 3 province a noi. Ma la Danimarca non ha ceduto un caspita di niente a noi però. Quello che ci abbiamo guadagnato esattamente, scusate. Lo stroma e questo. Quindi queste due più questa. Vabbè, immagino sì, fossero province dei nostri stati. Ok. Va bene, tutto sommato non ci possiamo lamentare, dai. Almeno abbiamo combattuto per qualcosa, abbiamo avuto qualcosa in cambio. Ora rimettiamo a zero il mantenimento dei forti, grazie. Convertiamo dove si può. Riportiamo in su il discorso del contrasto alla corruzione, grazie. Va bene così, dai. Stiamo espandendo leggermente anche in questa zona qui, piano piano. I nostri tempi. Novgorod è l'indipendenza garantita da Kazan, ok. Probabilmente la Svezia diventerà Scandinavia nel giro di poco. La Francia le sta prendendo di santa ragione dalla Gran Bretagna e Milano e lo Stato Papale. Francia e Borgogna non sono in grado di contrastare Milano, che ha tutto il nord Italia quasi, attenzione, anche la Svizzera. Milano aggressivissimo. Fatemi vedere se fa parte dell'impero. No. Non fa parte dell'impero. Genova sì, invece. L'Albania fa parte dell'impero? Davvero? Ok. Qua si è formata la Slesia. È alleata della Bosnia, Palatinato, bla 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 bla, ed è garantita da Brandeburgo. Ok. Qui quanto dura la tregua ancora? 3 anni solo. Bene. Questo è molto 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 buono. Domani sono garantiti dai mamelucchi. Che cosa senza alcun senso. Però vabbè, pazienza. Lubecca ha dichiarato guerra alla Danimarca, quindi la Danimarca verrà distrutta, cioè verrà assorbita da Lubecca in gran parte qua. Che non ci dispiace tutto sommato.
Facciamo un giro di tecnologia amministrativa, grazie. Incredibilmente sono avanti con la tecnologia amministrativa, non so esattamente come sia possibile. Facciamo due l'idea militare e poi ci buttiamo sulle idee offensive che ci servono assolutamente. Rubacca chiede l'accesso. Sì, andate dove vi pare. Pesco, vi avete letto con qualcuno? No. Beh, Pesco è proprio una easy kill, proprio possiamo prenderla tranquillamente. Facciamo uno spy network. Fatemi vedere qua la dieta cosa richiedeva. Dobbiamo prendere cibo in pratica. Questo è quello che ci chiedono i nobili. Conquistare Cipro. La tregua qua scade tra 9 anni. Ok, abbiamo tempo per lavorarci sopra. Prossimo obiettivo dichiarato, finire con la conquista dell'Ungheria, cioè non con la conquista totale dell'Ungheria, ma queste 5 province che ci mancano per proseguire con il nostro focus tree, diciamo, che poi ci richiederà di conquistare queste 5 province per avere il casus belli di unione personale con la Boemia. Il che non sarà facile, perché questo vuol dire attaccare l'impero. Attaccare l'impero vuol dire attaccare l'Austria, che è alleata dei Mamelucchi della Spagna, ma è Lorena, Palatinato, Cili e Mulhouse. Ok, quindi la prossima guerra, non quella contro l'Ungheria, ma quella dopo ancora, sarà una guerra piuttosto complicata. Ok. Nel frattempo noi potremmo dichiarare guerra alla Bosnia per riconquistare il cuore della Serbia. Entrerebbero le Tiro, la Slesia entrerebbe. Ah, la Slesia entrerebbe. Interessante questa cosa. La Slesia entrerebbe. Possiamo usare la Bosnia come modo per accaparrarci le province della Slesia. Questo farà aumentare tantissimo la War Exhaustion perché andremo a prendere province che non sono di uno stato co-belligerante, perché ovviamente mettere la Slesia come co-belligerante significherebbe chiamare Austria, Mamelucchi e compagnia cantando, però è un pensiero che non va, è un, sì, una cosa che non va, che va tenuta in considerazione. Vabbè, pazienza. Epiro e Mantova. Epiro, con chi è alleato l'Epiro? Bosnia, Ungheria e Napoli. L'Ungheria è alleata con Epiro e Mantova. Mantova che è questa cosa qua, un po' spezzettata. Ok. Quindi se dichiara la guerra all'Ungheria, ok, tutti entrano, va bene. Quindi, allora, guardiamo i ribelli. A che punto siamo? Bulgaria, Vidin. Qua penso che... Esatto, una volta che completiamo un paio di core, dovrebbe sistemarsi da sola questa cosa, oppure possiamo comunque sempre prenderci questo advisor qua, così limitiamo un attimo i danni nel breve periodo. Partiti in Siria e a Novgorod. Quant'era la nostra inflazione? 2, 6, possiamo permetterci di prenderne ancora un pochino. Allora, separatisti a Novgorod, quindi qua sopra. Attiviamo il forte di Novgorod, che non si sa mai. Fatemi vedere quali sono le province coinvolte. Cioè quelle che abbiamo preso da poco. Spero non sia questa, quella che si ribella. Se no non faccio in tempo ad arrivare. Voi fermatevi qua un attimo, per favore. E non vorrei che il gioco mi facesse questo scherzetto. Oh, sì, esatto. È quella più lontana, quella che si ribella, perché è quella che ha il development più alto. Quindi dobbiamo andare qua, a Kostroma. Vabbè, Urfa si ribella, ok. Ma qua siamo già in posizione. Un filosofo per 190 di soldi, che costa la metà. Perché no? Fatemi vedere il filosofo qua con chi è. Esattamente, Kostroma si è ribellata come voleva si dimostrare. Qual è il filosofo di questi qui? Mi sa che non è qua. Me lo sono perso. Non penso sia qua. Era questo? Forse. Forse no. No, questo qui. Ok.
costa la metà. Prendiamolo. Mansur. Sì, va bene. Abbiamo anche convertito. Bene. Aspettiamo di avere i core in quella zona lì. Prima di fare qualsiasi cosa. E crimine alleato di Kazan a Konyol Gazimuk. Kazan. Che fastidio. Andare a combattere qua sopra sembra una rottura di scatole. Ormuz chiede l'assenso militare, no. Ok. Qui siamo a posto con la corruzione, tra virgolette. Dammi la tecnologia militare, grazie. Abbiamo cannoni migliorati, ottimo. Questi rimangono quelli che erano prima. Ok. Bene con i core. Riduciamo un po' l'inflazione lo stesso. E adesso. No, adesso niente. Aspettiamo prima la guerra con l'Ungheria, che ci sarà tra un annetto. Allora, portiamoci già in posizione, per favore. Non vogliamo farci sorprendere. Quindi, dove sono questi? Voi venite qua in Epiro. Chi è che si ribella ancora? Aintab, che è qua. Ok, andate qua. Va bene. Non ho più visto dove è suonato il commercio globale. Londra, vabbè, ci sta. Direi che ho Londra e Kent hanno sia il commercio globale che il colonialismo. Proprio attaccati. Ok. Va bene. Una rara fortunata per la Gran Bretagna. Sono anche riusciti a riprendersi alcuni dei loro core, antichi core qua in territorio francese. Interessante. Questi non sono completamente inutili in questa zona. Andiamo a metterci qui. Come andiamo? Siria, Aleppo. Ok. Tiriamo su il mantenimento di Aleppo, assolutamente. Tiriamo su Gallipoli anche. E pure Giurgiu. E anche questi due forti qua. Questo e questo. Così quando dichiariamo guerra hanno già un contingente abbastanza nutrito. Tiriamo su anche Costantinopoli perché non si sa mai. No. E convertiamo qua su. Stiamo ancora finendo di fare i core. Va bene. Quindi abbiamo queste due armate qua in posizione. E questa qua a contenere l'Epiro eventualmente. Direi che siamo abbastanza pronti per questa guerra con l'Ungheria. Sommato manpower 65.000 in salita, soldi non ci sono, ma questo non è una novità. Andiamo a zero con il contrasto alla corruzione e vediamo un po' che cosa succede. Qua finiamo con le idee religiose. Ok, qui possiamo sbloccare una free policy, una policy militare che ci dà morale più 10 e recovery army morale speed più 5. Non male, perché no? Ci serve a migliorare come si dice, il morale delle nostre truppe. Sì. Bene. Così abbiamo anche il casus belli contro gli infedeli, che siano appunto infedeli veri e propri o anche eretici. Facciamo il claim su Peskov che verrà integrato appena avremo un attimo di tempo, senza nessun problema, ovviamente. Qua proseguiamo con i nostri claim. Ok, il timer è scaduto. E qui sono i ribelli di Aleppo, di cui ci prendiamo cura immediatamente. Prima di salutarci, dai su. Va bene. Quindi risolto questo problema, Urfa, che è, l'altro provincia proprio qua accanto. Qua risolviamo alzando l'autonomia e così abbiamo un altro esercito a nostra disposizione per assediare. Ci portiamo in posizione e direi che anche per questo episodio, ragazzi, la faccenda finisce qua, nel senso che ci stiamo appunto preparando per la guerra contro l'Ungheria.
La tregua scade il prossimo mese, quindi abbiamo giusto il tempo di portare questa armata in Valacchia, così siamo pronti per attaccare l'Ungheria. Chiedete di Epiro Brandeburgo, attenzione a Brandeburgo anche, questo mi era sfuggito. Però non entra in guerra, ottimo. Quindi diciamo che dobbiamo sfruttare l'occasione per attaccare l'Ungheria appena possibile perché il Brandeburgo è un discreto stato e in più non ho voglia di perdere tempo anche a fare guerre qua sopra. Voglio concentrarmi in questa zona qua il più possibile, quindi Epiro, Ungheria e Mantova. Ragazzi, se non vi siete già iscritti al canale, fatelo, se volete supportarmi in questa mia avventura su YouTube. Lasciate un commento se volete, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata o buona serata, quello che è, e al prossimo episodio.